Ciao bello, sono Loridis e in questo video andiamo a parlare del controllo della macchina. Questo perché ho notato una cosa: ogni volta che faccio una sessione di coaching mi ritrovo quasi sempre a spiegare il concetto di come allenarsi in free play e come migliorare il controllo della macchina. Quindi ho detto ci faccio un video, dato che ho visto che è una lacuna abbastanza comune. Tu dici che cosa vuol dire, che faccio in free play, sono entrato, ora che faccio? Ora, per quanto posso e a grandi linee, perché comunque è una cosa che si deve fare ad personam, cercherò di aiutarti a ottimizzare il tuo tempo in free play. Ci svegliamo con una bella testata al palo e si comincia. Iniziamo senza neanche toccare il pallone. Cosa fare appena si entra in free play? Questo varrà sia come riscaldamento sia come allenamento giornaliero. La prima cosa da fare è capire i movimenti della macchina, ovvero quanto giro senza boost, quanto giro col boost. Se faccio una derapata senza il boost, cosa faccio? Se la faccio col boost, cosa cambia? Se derapo in velocità, magari voglio prendere quel boost, come devo fare? Se invece non ho boost, sto derapando, cosa posso fare? La macchina come si comporta? Voglio andare a quel boost. Usiamo un dodge per andarci prima, usiamo un secondo, usiamo sul muro, scendiamo e cerchiamo di ottimizzare il momento. Capisco che può sembrarti stupido, magari troppo semplice, però credimi che un riscaldamento anche di un paio di minuti o un allenamento giornaliero in cui capisci cosa puoi fare con la macchina e cosa no all'interno del campo è importantissimo. Da appena si è a tuo agio con i movimenti della macchina sul campo, cominciamo ad andare sul muro. Quindi saliamo sul muro e vediamo come si comporta la macchina sul muro, come riusciamo a mantenerci e dalla prima che succede. Qui sono tutti i movimenti iniziali da fare per capire come muoversi all'interno del campo. E se sulla porta cosa fare? Qua c'è il palo, vedi? Cominciamo a scendere, risaliamo. Andiamo sul tetto, che succede? Ok, siamo così, possiamo riprendere il muro? Possiamo. Cioè cerchiamo di muoverci, capire il boost quanto ti aiuta, capire la derapata come funziona sul muro, perché i movimenti sul muro sono molto più complessi e molte volte vediamo persone carenti sul muro. Che stiamo facendo in questo momento? In questi minuti stiamo semplicemente prendendo confidenza con i movimenti sul muro. Quindi cosa fare? Come andare a aiutarci anche con i dodge sul muro. Fatto questo, cominciamo a scendere, usare i wave dash, risalire sul muro. Riscendere, usiamo il wave dash. Risaliamo, scendiamo, usiamo il wave dash. Cerchiamo di prendere confidenza in tutti i vari movimenti di base di Rocket League. Non sappiamo fare il wave dash, va bene, ci mettiamo in allenamento libero e lo proviamo. Da un lato, dall'altro lato, inizio semplice. Un lato, altro lato, in avanti, indietro. Proviamo a farlo continuamente finché lo sappiamo fare. Non sappiamo fare l'half flip, va bene, ci mettiamo a fare half flip di continuo. Half flip, half flip e half flip, continuamente. Lo facciamo in avanti e lo facciamo all'indietro, lo facciamo in ogni direzione. Prendiamo confidenza anche con la porta. Siamo in attacco avversario, saliamo sulla porta, scendiamo, wave dash immediato e torniamo in porta. Tutti i movimenti che ci serviranno in partita. Cerchiamo di muoverci in maniera anche particolare. Siamo in wave dash. Cerchiamo di prendere il recupero, di usare dei dodge. Cerchiamo di vedere la macchina come si comporta con ogni tipo di movimento. Cadiamo al contrario, va bene, come recuperiamo al volo. Possiamo mantenere comunque il momentum. Siamo sul muro. Possiamo recuperare, possiamo. Usiamo più movimenti che possiamo per capire come recuperare e cosa fare all'interno del campo. Passo avanti, togli il boost infinito, quindi cominci anche a prendere confidenza col boost grande, con i boostini. Cominci a recuperare anche dopo aver sbattuto in qualche modo, cerchi di essere veloce. E questo è tutto quello che puoi fare i primi minuti, sia come riscaldamento sia come allenamento giornaliero su Rocket League. Questo per quanto riguarda il controllo della macchina a terra. Ora, come migliorare il controllo della macchina in aria? Per questo ripeterò due cose dette in video passati. Quindi se non li hai visti ti invito a cliccare sulla playlist tutorial e andare a vedere se c'è il video che ti interessa. Cosa facevo all'inizio per migliorare il controllo della macchina in aria? Il primo esercizio era andare da porta a porta. Mi saltavo da una porta e in aria andavo verso l'altra. Cercavo di prendere la traversa in modo da cadere proprio sotto sotto e ricominciavo subito. Quindi saltavo, saltavo, sotto la traversa e si ricominciava. Appena era facile andavo al contrario, andavo al contrario, 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 era pure più facile ricominciare così e si andava. Appena è facile ci andiamo girando in maniera particolare verso un lato, sempre traversa bassa e ricominciamo. Di nuovo, saltiamo, sempre con il premuto, facciamo qualche cosa, tutti i giri strani e ricominciamo. Aia! Altro esercizio importantissimo era rimanere in aria più tempo possibile, quindi andavo con la macchina in aria e cercavo di controllare sia boost che movimenti in modo da stare in aria più tempo possibile. E poi diventa facile, cominciamo a inserire il roll, giri senza il roll, cioè cominciamo a mettere la macchina in posizioni difficili e recuperare il volo, perché comunque perdi quota e cominci a recuperare piano piano. E da lì si ricomincia, e di nuovo giretti, si risale, si tiene la quota. Ovviamente il risultato di tutti questi piccoli esercizi ce l'avrai con la costanza e con la qualità degli allenamenti, perché più movimenti difficili ti crei in allenamento, più il cervello comincia a capire cosa devi fare per risolvere situazioni particolari, più allenamento sarà effettivo. Tutto questo video, come vedi, è incentrato sul controllo della macchina senza neanche toccare il pallone. Il pallone non lo stiamo vedendo. Schifo pallone. L'ultimo esercizio, che poi in futuro diventerà riscaldamento, sarà mantenere il momentum della macchina. Quindi che vuol dire mantenere il momentum della macchina in allenamento? Vuol dire cercare di mantenere sempre la stessa velocità, o la velocità più alta, o quella che ti serve durante i movimenti in campo. Quindi mettiamo di sbattere sul muro, lo vai a fare apposta. Andiamo a sbattere,
Recuperiamo. Recuperiamo al volo. Ricominciamo. Andiamo sul muro. Wave dash, scendiamo. Wave dash di nuovo. Dodge. Andiamo sul muro. Si scende. Dice che mantiene il momentum alto. Muovendoti per il campo. Facendo movimenti anche particolari. Andando a sbattere. Cerca di recuperare al volo. Usando il boost. Non usando il boost. Cerca di crearti movimenti che ti mettono in difficoltà. In modo da poter recuperare più velocemente in partita. Ad esempio, piena confidenza anche la parte bastarda là dell'angolo della porta. Quindi, se dovessimo sbattere, recuperiamo. Cerchiamo di recuperare. Wave dash, cerchiamo di fare movimenti particolari. Dodge, cose. E recuperi. Tieni il momento in modo da recuperarlo. Ti metti vicino alla porta. Per assicurare che si fa all'inizio. Ah, stai cadendo. Recupera. Cerca di recuperare al volo. Non perdere il momento in cui stai creando. Mischia i wave dash in modo da recuperare. Fai dei dodge. Tieni la derapata premuta quando atterri. La derapata è amica tua. Ricorda, la derapata ogni volta è amica tua. Quando stai andando verso una direzione, se stai saltando e sei così, guarda che succede. Vedi che blocco il momentum. Quindi che fare per mantenere il momentum? E se la macchina mi si è girata per qualunque motivo, se sono in corsa, sei così, derapata premuta, ti aiuti con un dodge eventualmente. Più ti crea un allenamento difficile e più vai oltre i tuoi limiti durante il free play, più migliorerai velocemente in gioco. Se ti alleni in questo modo giornalmente, quindi con costanza e con efficienza, ti assicuro che già in una settimana o due vedi dei risultati. Puoi diverti l'allenamento a minuti, ad esempio puoi fare 5 minuti di movimenti in campo misti, 5 minuti di movimenti in aria misti e 5 minuti di momentum. E sono 15 minuti di allenamento che non sono praticamente niente, anche se hai poco tempo per giocare, un 15 minuti di riscaldamento ci stanno. E oltre a riscaldarti per la sessione di gioco, ti porterà dei miglioramenti sostanziali. Fammi sapere se il video ti è piaciuto e se ne vuoi vedere un altro, questa volta però col pallone, bello pallone mio. In modo da creare una sessione di allenamento / riscaldamento in allenamento libero per tutti, cioè per, diciamo abbastanza generica, però poi ognuno deve vedere come migliorare la propria sessione. Cioè nel video posso parlare in generale su quello che si può fare in allenamento libero, poi sta a te crearti un allenamento personalizzato per compensare le lacune che hai. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima, spero che ti sia piaciuto, ciao. I just can't